troviamo al Teatro Trianon di Napoli, il teatro storico e il teatro del popolo, per assistere ad un concerto di musica classica napoletana, Mandolini sotto le stelle, giunto alla sesta edizione e questa volta però in una veste speciale, in occasione delle attività culturali dell'Università di 2019. Ben ritrovata, dottoressa Armato, questa sera al Teatro Trianon di Napoli con un nuovo appuntamento culturale e musicale che va ad arricchire appunto la vasta offerta di eventi proposti dalla SCABEC. Sì, è proprio così. Sono molto contenta che stasera si svolga qui un evento che praticamente conclude, diciamo, l'offerta culturale che noi abbiamo voluto e abbiamo realizzato per accompagnare tutto il periodo delle Universiadi e per offrire agli atleti, alle delegazioni, agli accompagnatori, ai turisti e ai campani un assaggio della grande bellezza della nostra regione, della nostra città. Sono molto contenta che stasera, dicevo, c'è questo evento, Mandolini sotto le stelle, un evento proposto dal Comune di Napoli e finanziato dalla Regione, realizzato con la collaborazione per l'appunto di SCABEC, e sono contenta perché il mandolino è il più tradizionale strumento musicale della tradizione artistica napoletana e questo evento si tiene nel Trianon, che è il teatro sito nel cuore pulsante, nel centro popolare della città. Quindi migliore chiusura davvero non ci poteva essere. Dicevamo appunto che siamo quasi alla fine delle Universiadi 2019. Quale impatto hanno avuto sulla nostra regione? Ma secondo me è straordinario. Intanto durante questo periodo della manifestazione vera e propria, perché abbiamo avuto tantissime presenze qui, gare sportive straordinarie e appunto la possibilità di far conoscere la Campania a tanti e tanti ospiti. Ma poi penso che nel tempo si vedranno gli effetti, intanto perché grazie all'investimento straordinario della Regione Campania sono stati riaperti, ristrutturati e riaperti al pubblico, centri sportivi molto importanti, strutture sportive che erano chiuse da tanti anni o inutilizzate. Quindi questo sarà per il territorio una straordinaria occasione per puntare sullo sport, come possibilità di riscatto, di formazione per le nuove generazioni e credo che questo sia l'effetto migliore. Lucia Andolfo, produttrice e organizzatrice questa sera della nuova edizione del concerto Mandolini sotto le stelle. Abbiamo ascoltato straordinarie voci e musica del repertorio classico napoletano che ci hanno trasportato in un'atmosfera romantica e intensa di tante emozioni. Sì, spero che questo sia stato il risvolto di questa serata, che si è aggiunta al cuore di tutti i napoletani che erano in teatro, non solo i napoletani, di chi era in diretta TV e di chi era su Facebook. È stata una serata dedicata a tutti coloro che amano la tradizione e che credono nelle nostre radici. Possiamo già pensare ad una prossima edizione, a una settima edizione di Mandolini sotto le stelle? Beh, noi ce l'auguriamo, speriamo sempre che le nostre amministrazioni ci siano vicine, perché questi sono gli eventi che la città richiede. La città è assetata di cultura e di tradizione, di bella musica, di belle canzoni. E sono momenti di aggregazione importanti in questa società un po' isolata, che ci isola fondamentalmente. Quindi è un momento di grande spensieratezza, noi ci auguriamo di poterlo organizzare nuovamente. Maestro Lanza, buonasera. Buonasera a lei.
Questa sera ci troviamo al Teatro Trianon, nel Teatro del Popolo, per ascoltare un concerto di musica classica napoletana con straordinarie voci del repertorio classico. Ascoltiamo un suo giudizio. Io penso che siano importanti serate come queste, perché noi stiamo vivendo un momento di assoluto buio nella canzone napoletana, con molte digressioni, molte, insomma, siamo in una sorta di medioevo, magari, perché anche il medioevo aveva le sue belle cose. Siamo in un brutto momento e quindi rilanciare, assistere a spettacoli come questi ci portano anche un problema di coscienza, cioè ci dicono: ma dove state andando? Ecco. E quindi queste ci riportano un po' alla realtà, alle bellezze perdute in qualche modo. Io spero che queste manifestazioni servano ai nuovi autori, ai nuovi cantanti, ai nuovi artisti, per capire di riprendere un po' di bellezza e di qualità, perché siamo messi veramente molto male. Gabriel Blair, presentatore ormai per la seconda edizione consecutiva di Mandolini sotto le stelle. Quest'anno abbiamo assistito appunto ad un repertorio di canzoni classiche napoletane con nuovi anche arrangiamenti. Ascoltiamo anche un tuo giudizio. Beh, il giudizio è più che positivo, perché lo abbiamo fatto al Teatro Trianon, il Teatro del Popolo, e abbiamo ricostruito qui le stelle. Difatti veramente le stelle brillavano con questi classici napoletani, partendo da Voce che ha ragionato, Solo mio, e finendo con Funicolì Funicolà. Devo dire, un altro grande successo della Per Eventi e Communication. Maestro Antonello Cascone, questa sera protagonista del concerto Mandolini sotto le stelle in triplice veste, direttore d'orchestra, pianista e compositore dei nuovi arrangiamenti di questa nuova edizione. Arrangiatore dei nuovi brani. È stata una bella esperienza, e poi quando il pubblico ti premia, alla fine tutti gli sforzi, come dire, te ne dimentichi. Perché c'è stato un bell'impegno di realizzare tutti gli arrangiamenti, un bell'impegno proprio nel mettere in piedi questo spettacolo, che non era facile, ma ho avuto fortunatamente il sostegno di tanti professionisti e di tante persone che hanno preso a cuore questo impegno, questa avventura, e quindi poi alla fine siamo riusciti nel nostro intento, quello di emozionare il pubblico e di lasciarli soddisfatti. Sappiamo anche che ha collaborato con grandi artisti come Di Capri, Bertè, Bocelli e anche tanti i riconoscimenti ricevuti. Come inizia la sua carriera artistica? La mia carriera inizia molti anni fa. Inizia in Rai, in un programma molto famoso che ancora oggi esiste, che è I Fatti Vostri. E poi nell'arco di questi 25 anni ho avuto il piacere di dirigere e di orchestrare brani per vari artisti, primo Sergio Bruni, Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Milva, Loredana Bertè, insomma è una carriera abbastanza ricca e speriamo che mi regali ancora delle soddisfazioni. Questa sera al Teatro Trianon di Napoli abbiamo assistito al concerto Mandolini sotto le stelle con un repertorio di musica classica napoletana. Ascoltiamo un suo giudizio. È stata una serata unica, magnifica, degli artisti bravissimi, veramente complimenti di cuore alla nostra Napoli, alla nostra musica e ai nostri artisti, grandi. Valentina Assorto, voce straordinaria del repertorio classico napoletano, ma anche colonna portante delle svariate edizioni di Mandolini sotto le stelle, riscuotendo sempre ampio successo e regalando emozioni sempre nuove ed intense. Grazie, la passione per la canzone napoletana viene dall'amore che c'è nella mia famiglia per questa straordinaria colonna portante della nostra cultura. E io veramente sono onorata di poter partecipare a questa manifestazione e di cantare la canzone classica napoletana. Si dice anche che appunto Mandolino è il simbolo di Napoli nel mondo, no?
Sì, talvolta anche in maniera così utilizzato come, no? Come in accezione quasi ironica, no? Sì. Invece secondo me va valorizzato, è uno strumento meraviglioso, è nel nostro DNA. Marianna Corrado, complimenti innanzitutto per quello che abbiamo ascoltato questa sera, vincitrice di tanti premi come Festival di Napoli, la festa di Piedigrotta. Hai iniziato la tua carriera artistica sin dai 10 anni ed hai fatto della musica il tuo mondo. Sì, vengo un po' da famiglia d'arte, mia mamma era una cantante, ha fatto diverse Piedigrotte, diversi Festival di Napoli, quindi abbiamo... Ho un po' assorbito da lei questo amore per l'arte, questo dono del canto. È stata un'emozione fortissima quella di stasera, perché è sempre bello portare avanti la canzone napoletana, che oggigiorno traballa un po' la canzone napoletana, quindi a noi fa piacere portare in giro la canzone classica napoletana, quella vera napoletana. Speriamo di portarla sempre più avanti. Anche tra i giovani. E diciamo che grazie appunto alle straordinarie voci che abbiamo ascoltato stasera, ai dolci arpeggi, ci siete riusciti alla grande. L'intento quindi è, insomma, è riuscito. È bello sempre arrivare alle persone, anche perché abbiamo visto un buon riscontro nel pubblico e quindi noi siamo soddisfatti di questo. Arrivare al pubblico è la cosa più importante per noi artisti, quindi che dire, grazie. Viva la musica, grazie. Ora è la volta di Mauro Squillante, primo mandolino e anche direttore dell'Accademia Mandolinistica Napoletana, e Lello Giulivo, ormai anche voi due colonne portanti di queste svariate edizioni di Mandolini sotto le stelle. Sì, veramente svariate, eravamo giovani quando abbiamo iniziato. Avevamo i capelli quando abbiamo cominciato. Questa sera abbiamo... Il petto non erano bianchi, erano bianchi, è vero. Questa sera abbiamo assistito a un'edizione un po' speciale, diversa e con nuovi arrangiamenti, appunto dicevamo, curati dal maestro Antonello Cascone. Come nasce questa nuova veste di Mandolini sotto le stelle anche poi al Teatro Trianon, in un teatro di Napoli? Allora, la questione degli arrangiamenti nuovi, della nuova veste, insomma di una veste più moderna del nostro concerto, diciamo che è stata un'idea che poi è venuta insieme a noi, cioè anche a te, no? È inutile che fai finta. Sei parte in causa. Sei parte in causa, un po' anche colpa tua. Perché sai, ogni anno si cerca di dare qualcosa di diverso e si è pensato di fare perché non così. E insomma, pare che almeno il concerto sia risultato molto emozionante, anche se non è più la canzone napoletana classica come l'abbiamo trattata finora. Diciamo che abbiamo ascoltato classici napoletani e anche classici della musica italiana. Sì, a questo punto sì, c'erano dei bellissimi brani di Pino Daniele. Di Gragnaniello, sì, ci sono brani contemporanei, ma io devo porre l'accento però su una cosa, fare attenzione su una cosa. Noi siamo in questo spazio per gentile concessione, voglio dire, siamo arrivati perché tu sei stata brava insieme con Lucia ad organizzare questo evento, però dobbiamo dire anche che ci manca invece quello che abbiamo fatto per i 5 anni precedenti, cioè Piazza del Plebiscito, dove l'anno scorso abbiamo contato ben 5.000 persone presenti nella notte del 10 agosto con della notte di San Lorenzo. E quindi Mandolini sotto le stelle nasce per sua idea, per idea di Mauro, proprio per la notte delle stelle cadenti e in modo che i mandolini e le stelle fossero un tutt'uno. Ed era un modo poetico, romantico di rivedere la canzone napoletana attraverso l'Accademia Mandolinistica Napoletana e le voci, diciamo, dei cantanti che da sempre collaborano con l'Accademia. Quest'anno ci è mancata questa esperienza, quindi la nostra richiesta si rivolge alle istituzioni. Poniamo l'accento e l'attenzione, perché ci avete tolto la Piazza del Plebiscito? Noi la rivorremmo l'anno prossimo. Ma quindi, io so che vogliono fare una, come era una volta, il parcheggio dei Pullman. In Piazza del Plebiscito. Ti ricordi come era tanti mamma anni mia, fa? Io bello, so che bello. Quella è l'intenzione culturale. È bello, possono fare pure quella cosa bellissima a Mosca, com'era quella cosa, quegli ubriachi su un piede da una statua all'altra. Bravo. Che quella non sarebbe mai. Io invece vi dico una cosa, vi do un'anteprima e anche una promessa. Mi svesto un attimo, scusatemi, dai panni di una giornalista, ma adesso vi parlo come produttrice. Il mio impegno, il nostro impegno che prendiamo questa sera qui davanti alle telecamere è quello di riuscire a proporre un'edizione di Mandolini sotto le stelle a settembre, perché no?
Perché no? Sì, certo, le stelle ci piace. Sempre là. Le stelle stanno a guardare, diceva quel famoso romanzo, no? Allora ci vedremo presto su questi schermi per una nuova edizione di Mandolini sotto le stelle.